cresce il concorso Rachelina e i giovani bandito della fondazione Rachelina Ambrosini, la studentessa santa morta a 15 anni nel 1941, a cui nome oggi sono dedicate nel mondo missioni che assistono migliaia di bambini, madri e persone fragili. La primazione del 23° concorso Rachelina e i giovani, che si è svolta a Venticano, paese dove la ragazza nacque, è stato il momento anche per fare il punto sull'attività della fondazione, che proprio lo scorso anno ha festeggiato i suoi 50 anni di attività. È stata una meravigliosa giornata, ancora una volta la vittoria della pace, della bontà, di quella sensibilità che è data da tanti giovani attraverso le scuole, attraverso i docenti, attraverso le famiglie. Un impegno, un appuntamento che ci ha visti stanchi e felici con quella medaglia che è stato l'ultimo dei ragazzi che abbiamo premiato, Davide. Un ragazzo meraviglioso che è arrivato da un liceo della nostra regione, accompagnato da quella mamma che certamente vive con lui una sofferenza che non è una mandorla amara, ma che è un mandorlo in fiore, proprio come diceva Rachelina. Quindi questo patrimonio di bellezza che arriva ovunque ha avuto questo primo appuntamento di grande gioia con tanti amici. Un concorso che ha visto la nutrita partecipazione di studenti da ogni parte d'Italia, tutti bravi e capaci a centrare il tema con un encomio speciale rivolto dal presidente della fondazione, Tommaso Maria Ferri, a Davide Cerami, giovane che frequenta il quinto anno dell'istituto Alfano I di Salerno, che fra l'altro collaborerà ad un progetto di Helpis Social TV.